Siamo qua il 1° maggio, il giorno prima, Trigo. Quindi è il 30 aprile. E quindi è il 30 aprile. Siamo qui dai ragazzi di Rock Hall. E cosa dire? Sono moltissimi anni che non torniamo al 1° maggio, per l'esattezza 14. Sì, perché era 2005. Era 2005, sono 14 anni che non torniamo e non abbiamo fatto nessun altro 1° maggio. Io me ne ricordo tutti sul divano di casa mia per guardare il concerto di Piazza San Giovanni. Siamo rimasti a lavorare in quel giorno. Sì, molto spesso al lavoro. Però siamo qui felicissimi di esserci in questo periodo, perlomeno parlo per me, in questo periodo storico-sociale, perché credo che ci sia bisogno di rinnovare, rinfrescare anche il motivo per cui si festeggia il 1° maggio. È una data fondamentale, lo dico soprattutto per i ragazzi che stanno diventando adulti in questi anni. È una data fondamentale che rappresenta tante disgrazie e tante felicità anche. Diciamo, ci sono stati morti sul lavoro che hanno in qualche modo guastato l'esistenza a tante persone, a tante famiglie, ma ci sono anche altre morti che sono servite per conquistare il diritto del lavoro. Quindi per me è importantissimo rinnovare a voce sempre più alta l'importanza di questa giornata. È una giornata fondamentale anche per le donne, per il lavoro delle donne, per la parità che hanno raggiunto a fatica sia nella società che nel mondo del lavoro. E quindi, che devo dire, io sono felicissimo di esserci e rappresentare in qualche modo, per quello che possiamo, con la nostra musica, questi valori. Per cominciare, davvero siamo venuti, anche se ultimamente non l'abbiamo frequentato molto, siamo venuti tante volte. Cos'è bello nel 1° maggio? È bello anche stare nel backstage, vedere, così avere la possibilità, l'opportunità di incontrare artisti straordinari. Ad esempio, siamo stati qua quando c'era Lou Reed, abbiamo potuto Radiohead, conoscere la scena Radiohead, stavolta c'è Liam Gallagher, che impressione ci fa vedere tutti questi giovani, bellissimo. La musica cambia, la musica va avanti, non ha importanza troppo la musica, ma saper raccontare, io credo. Comunque mi sembra un cast forse migliore del solito, non lo so, posso dire questo, e sono contento anche, non dirò una cosa impopolare qui a Roma, ma sono contento che stia andando bene anche il 1° maggio di Taranto e quello di Napoli, perché sempre il 1° maggio è, secondo me, siccome ci sono due nostri amici che sono i direttori artistici, Roy Baci per Taranto, Massimo Iovine del 99 Posse per Napoli, siamo contenti che comunque la manifestazione sia larghissima. Poi ci sono anche altre manifestazioni, perlomeno a Bologna, ho visto, ci sono i nostri amici per la classe, quindi mi fa molto piacere che sia un evento diffuso in tutta la penisola. Però quello di Roma di quest'anno mi sembra obiettivamente un bellissimo cast. Abbiamo preso 4 dei nostri pezzi che tutti conoscono e speriamo che la piazza balli e canti con noi. Abbiamo forse anche, ci pensavo prima, insomma, l'abbiamo divisa in due. Due pezzi sono, diciamo, di matrice più rock, puramente rock, e due pezzi sono più latinoamericani, che sono un po' le due fasi principali della nostra carriera. Festeggiamo quest'anno i 25 anni, siamo usciti con un best, quindi abbiamo proprio attinto dal best con 4 pezzi che sono adatti per la piazza.